lato della situazione locale, io voglio provare a fare un ragionamento sulla situazione locale, perché penso che questa giunta, la giunta di Roberto Gualtieri, debba dare un segno di totale discontinuità rispetto al mare della capitale, cosa che non è avvenuta appunto da tanto tempo. Intanto io voglio dire una cosa, rischiamo su questi temi di essere più indietro, cosa che avviene molto raramente all'interno di questa società italiana, di essere un po' più indietro rispetto alle leggi, al sistema legislativo. Noi abbiamo una buona legge nazionale, abbiamo una buona legge regionale. Si parla di mare non più solo esclusivamente da un punto di vista di concessioni, di imprenditorialità, di sfruttamento economico, ma si parla di mare come grande risorsa naturale da tutelare prima di tutto, e quindi da tutelare rispetto appunto al sistema ambiente, e quindi da fare interventi che possano garantire nel caso di Ostia per esempio la eliminazione o riduzione dell'erosione, tutela delle spiagge, la tutela del grande patrimonio delle dune e delle pinete. Quindi noi dobbiamo cominciare intanto con un grande intervento che è un intervento ambientale. Dopodiché l'intervento ambientale deve trovare spazio all'interno di una nuova fruizione, dove ci deve essere sicuramente una fruizione pubblica, dove ci deve essere una fruizione anche attraverso concessioni private, ma che tengono assolutamente conto di tutto quello che abbiamo detto prima. E quindi io mi permetto di aprire una riflessione, perché è stato con questa nuova giunta municipale si è scelto tornare indietro rispetto al bando fatto dalla precedente amministrazione. Non entro nel merito perché non sono stata tra quelli che hanno scritto il bando prima, non sono tra quelli che hanno deciso di annullare il bando adesso, però noi facciamo attenzione, perché comunque il fare un bando, l'hanno detto in molti in altre situazioni, era già un punto di totale cambiamento rispetto a concessioni che venivano prorogate a oltranza per 29 anni. Questo lo dico come spunto di riflessione, lo dico come ovviamente soprattutto proposta della nostra amministrazione, cioè noi dobbiamo avere il coraggio di fare un grande cambiamento rispetto al passato. I bandi non sono mai perfetti, ripeto, non difendo quel bando perché non spetta a me, però è chiaro che noi dobbiamo sancire una discontinuità in due grandi settori, quello del mare e quello del centro storico della città rispetto a tutto il sistema delle bancarelle. Sono i due punti che la Bolkestein ha affrontato da anni e sullo quali noi dobbiamo avere un coraggio di andare in discontinuità, anche proponendo, qui non è contro degli operatori, qui è perché ci sono due temi, un tema che è la concorrenza e l'altro tema è che è la fruizione diversa del bene comune, sia esso lo spazio intorno ai grandi monumenti del centro storico, sia esso il bene ambientale che è quello del mare. È chiaro che quel bando era carente da questo punto di vista, perché in realtà poneva l'accento solo ed esclusivamente sul rinnovo delle concessioni, e quindi era un bando pensato in un'ottica non ambientale, non di questi tempi, ma soltanto di cambiamento dell'operatore che poteva andare a svolgere queste funzioni. Quello che noi dobbiamo fare invece è arrivare a un bando che faccia la valorizzazione ambientale di quella del nostro mare e soprattutto la funzione pubblica, e quindi il misto non più soltanto spiaggia privata o spiaggia pubblica, ma anche spiaggia con servizi, ma totalmente a gestione pubblica. Lo diceva rispetto a Paolo Maddalena, io penso che noi questa riflessione la dobbiamo fare pensando a un bando che sia
questo, ma ripeto, sempre dopo aver fatto una programmazione della tutela ambientale. Io ovviamente parlo principalmente da assessore all'ambiente e non da assessore al governo, alle politiche economiche, però è chiaro che sul mare e su questo grande patrimonio questo deve essere il punto di vista. L'ultima cosa che volevo dire era, e per chiudere l'argomento così come l'ho iniziato, attenzione, perché se noi nel 2012, nel 2011, nel 2013 abbiamo fatto anche campagne elettorali sull'abbattimento del muro, del lungo muro, oggi il fatto che il mare sia aperto, sia accessibile, oggi il fatto che il mare debba essere fruito in maniera completamente diversa è entrato nelle menti, nella cultura, è radicato all'interno della popolazione. Non rischiamo noi, un partito, il Partito Democratico, un partito riformista, un partito che deve invece guardare oltre, di fare un passo indietro. Questo è acquisito e oggi noi quello che dobbiamo fare è sicuramente l'acquisizione, il passaggio successivo. Il passaggio successivo anche rispetto ai grandi investimenti che anche la Regione Lazio sta facendo sull'erosione, andando anche a studiare i nuovi sistemi che ci sono e non fermandoci a delle barriere fisiche che sappiamo benissimo nelle linee guida vengono superate con nuove strutture, e quindi noi dobbiamo sicuramente avere uno sguardo più lungo, perché una cosa è certa: se noi facciamo una svolta come quella che possiamo fare, non la possiamo fare con le caratteristiche dell'oggi, ma deve assolutamente traguardare i 10-20 anni per i quali noi andiamo a progettare. Non progettiamo oggi un sistema che in realtà poteva essere progettato 5 o 6 anni fa. Grazie.